video. Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video sul Zero Waste, che strano. Giuro che vi farò più video sul Canada o su qualsiasi cosa voi vogliate se vi siete rotte le palle di me. Però oggi questo video sarà molto chill, tranquillo. Oggi parleremo, questo video lo sto rifilmando per la terza volta perché ho perso, ho filmato dei video qualche giorno fa e ho perso i miei video dalla schedina. Quindi questo video lo sto filmando di nuovo e oggi parleremo di una cosa bellissima, ovvero di abitudini ecologiche dei canadesi. La mia bellissima Stronzetti ha fatto un video sulle abitudini ecologiche degli olandesi. Ovviamente ho trovato tanti punti in comune, perché alla fine sono anche quelle un po' le abitudini ecologiche di qualcuno. Però se volete andare a vedere il suo video vi lascerò il link qua sotto. Quindi noi oggi parleremo dei bellissimi Canadians. Mi sono presa dei piccoli appunti per ricordarmi le cose, forse. Quindi partirò dalla cosa più basic. Basissima, cioè una cosa che faccio vedere sempre quando parlo di Zero Waste, ovvero i canadesi sono probabilmente il popolo che io ho visto più, come dire, comprare meno bottiglie di plastica. Onestamente io vedo pochissima gente qua in Canada comprare le bottigliette di plastica, ovviamente ci sono anche quelle, non stiamo parlando che i canadesi sono perfect, sì ci sono anche quelle, però onestamente comprano pochissime bottiglie di plastica, quindi vedrai sempre un canadese con la loro bellissima bottiglia riutilizzabile e io le adoro per questo. Ogni volta che cammino per strada e vedo qualcuno con la loro bottiglia sono felice, sono una proud mama anche se non mi conoscono. Quindi sì, diciamo che la bottiglia, onestamente da quando io sono arrivata in Canada ho iniziato a usare la bottiglia, perché io prima non ce l'avevo in Italia, ovviamente che prima non ci pensavo perché era una deficiente, però nel senso che prima io non avevo la bottiglia, mi è stato regalato un thermos quando sono venuta in Canada per la prima volta e lo usavo tantissimo per il caffè, ma lo usavo anche per l'acqua. Adesso io invece ho un thermos che questo lo metto sempre in borsa perché è piccolissimo abbastanza, lo riesco a ficcare in qualsiasi borsa, se no io ho quello che uso per il caffè durante l'inverno, se no ho anche la mia tazza riutilizzabile, un botto di cose, cioè proprio fashion blogger. E quindi sì, diciamo che questa è una cosa bellissima e che tutti dovrebbero prendere questa bellissima abitudine perché credetemi fa tantissimo. La seconda cosa è che i canadesi fumano pochissimo. Sì, ci abbiamo l'erba legale qua, però nel senso che in generale come sigarette i canadesi fumano veramente pochissimo. Non dico che siano tutti degli fattoni, nel senso non sto dicendo che tutti si fumano la marijuana, però in generale fumano pochissimo. Uno, perché ci sono delle leggi comunque severe sul fumo, ovvero che non puoi, non l'avevo già detto milioni di volte, però non puoi fumare vicino alle entrate di qualsiasi edificio, devi spostarti di circa 10 metri, non puoi fumare le fermate dell'autobus, quindi ovviamente questo implica che ogni volta che tu vuoi fumare devi uscire, allontanarti un bel po', e poi fa freddo anche, quindi la gente che fuma, i fumatori che fumano anche in inverno a meno 40 sono molto coraggiosi onestamente. Una cosa però bizzarra è che qua in Canada se tu fumi hai diritto a più pause, quindi se tu al lavoro fumi hai diritto a più pause, quindi ogni volta che ti viene voglia di fumare tu puoi andare a farti una pausetta. Quindi ho deciso che inizierò a fumare, no sto scherzando, sto scherzando, va bene così, preferisco avere meno pause ma coi polmoni sani. Sì, certo. Quindi praticamente ciò porta, ovviamente il fatto di non fumare tanto porta a, cioè è una buonissima abitudine salutare, si dice salutare, e ovviamente troverai meno sigarette per terra, perché la gente che fuma, diciamoci la verità, fumeranno e butteranno tutto per terra senza ritegno, senza pudore. Quindi vi prego, se siete persone che fumano, vi prego raccogliete la vostra sigaretta. So che esistono delle scatolette dove potete spegnere la sigaretta e metterla dentro, poi quando arrivate a casa le buttate dove devono essere buttate. Non so dove devono essere buttate le sigarette. Quindi vi prego, se siete fumatori, fate del bene, almeno al pianeta. Se non fate bene a voi stessi, fate almeno del bene al vostro pianeta. Forse l'ho già detto, ma i canadesi sono le persone più stressate che io abbia mai conosciuto, onestamente. Danno sempre l'impressione di essere persone molto chill, però non è vero niente, perché loro non sono capaci di andare in un posto e bersi un caffè con grande calma, a meno che non vadano per un brunch. Se loro vanno in un caffè, si porteranno sempre il caffè via con loro, quindi moltissime persone, almeno ultimamente sta spopolando molto di più rispetto a prima, è di avere la propria tazzetta portatile.
E io ne ho due, non chiedetemi perché ne ho due, non chiedetemelo, non chiedetemelo, non chiedetemelo. Quindi io questa qua ne ho due, ok, ne ho due perché l'altra è rosa ed è bellissima e non ha però non ha il buco non si copre. Invece questa c'ha il buco che si copre, quindi diciamo che se vado in giro con la tazza non rischio di sporcare la gente. Quando ho fatto l'acquisto di quell'altra, non ci ho pensato e ho visto che era rosa, quindi bella, ecco, un errore da non fare. Non fate queste cose, pensateci bene prima di comprare una cosa. E niente, però me le tengo tutte e due perché tanto alla fine al massimo una la posso dare a lui tranquillamente. Quindi diciamo che una buonissima abitudine è proprio questa di avere la propria tazza. E poi oltretutto tantissimi posti dove vendono il caffè, se tu porti la propria tazza ti fanno uno sconto del 15 o il 10%, non mi ricordo, so che Starbucks ne fa 10%, ci sono dei caffè che fanno anche un 15% di sconto proprio perché hai portato la tua tazza riutilizzabile e questo tutto ciò è bellissimo, quindi ciò incoraggia anche molto la gente ad avere la propria tazza o almeno il proprio termos, insomma qualsiasi cosa pur di non farvi dare la tazzina di carta che comunque non è nemmeno una tazzina di carta, è una tazzina che è simil carta, che in realtà è plastificata, poi c'è il tappo di plastica, insomma è uno spreco enorme, però c'è comunque tanta tanta gente che io vedo ancora con le tazzine usa e getta e voglio veramente, ogni volta che vedo una persona con la tazzina usa e getta voglio andare da loro e dire ma lo sai quanto stai inquinando? Tipo... Ok, niente, quindi questa è una buona abitudine che loro hanno, io ne sono contenta, io la mia tazza ce l'ho sempre sempre con me, vi dico al lavoro, noi abbiamo la macchinetta da caffè, quindi che non rilascia i bicchieri o robe così, e non so se in Italia ci siano ancora quelle macchinette, se ci sono ancora quelle macchinette fatemelo sapere, cioè io pensavo che quelle macchinette mi ricordano gli anni di liceo, ovvero stiamo parlando di 7 anni fa, pensavo che magari le avessero tolte dal commercio, ecco, spero che le abbiano tolte dal commercio perché anche quello sono uno spreco enorme. Perché? Perché? Un'altra buonissima abitudine che i canadesi hanno è avere la propria borsettina. Sì, faccio vedere la mia borsa. La propria borsettina di stoffa per fare la spesa. Questa è una borsa che mi ha regalato una mia amica quando è andata a Londra, me l'ha comprata ed è bellissima, ce l'ho da un botto di anni. Niente, è molto comoda perché è una borsettina di stoffa che si può piegare in milioni di pezzettini. Io la tengo sempre con me. Ho delle borse che sono fatte apposta, cioè che ho per la spesa, ovvero che le tengo sempre in macchina perché sì, sono una persona di merda, vado a fare la spesa in macchina, però... Datemela buona, che dove tengo tutte le borse le tengo là, mentre questa la tengo sempre con me se per caso, non so, vado a comprarmi un vestito o se vado a comprarmi delle cose proprio all'ultimo minuto, almeno c'ho una borsa con me che, e così non devo chiedere le borsettine. Un motivo per il quale loro ovviamente hanno le borsettine, un po' come il motivo perché tutti dovrebbero avere, è che se no paghi le bustine. Sto dicendo proprio il motivo più stupido, ovviamente, il motivo dovrebbe essere di non vogliamo sprecare plastica, però sì, il motivo è che ci devi pagare. Ovviamente io ho visto pochissima gente prendere i sacchettini del supermercato, adesso in certi supermercati hanno proprio tolto i sacchettini di plastica e adesso vendono solo quelli riutilizzabili, quindi vendono delle borse tipo col logo del supermercato, logo del negozio, che si possono però riutilizzare, quindi sono fatti magari di quella plastica rigida o sono fatti di stoffa così, pur di far, diciamo, pensare alla gente di avere sempre il loro sacchettino, perché anche accumulare sacchettini di tela, cioè cosa te ne fai con 70.000? Te ne bastano 3 o 4, siamo a posto. Quindi diciamo che ho visto veramente tantissimo questa cosa qua di avere il proprio sacchettino. Se avete anche sacchettini di plastica perché una volta li avete comprati per sbaglio, teneteli, utilizzateli fino alla fine, diciamo. Un'altra cosa è che in certi posti addirittura danno proprio i sacchettini di carta. Se proprio hai bisogno di qualcosa, tipo in farmacia, ti daranno sempre il sacchettino di carta, ma non un sacchettino di plastica. Un'altra cosa meravigliosa dei canadesi, e questa è una cosa probabilmente che la cosa che io apprezzo di più, è il fatto che loro si portano sempre il loro pranzetto da casa. Adesso io vi devo fare sempre vedere la mia scatola bellissima perché merita di essere vista, è stupenda, meravigliosa, carinissima. Tutti prendono per il culo la mia scatolina perché dicono che sia uscita dalla seconda guerra mondiale e che faccia molto old style e vintage. Però sì, io adoro tantissimo perché è leggera e la tengo sempre con me. Ho già detto, io la tengo sempre con me nel mio zainetto, anche quando è vuota.
proprio perché se per caso mi viene voglia di prendere un takeaway preferisco farlo mettere nella mia scatolina e non farmi dare le cose di plastica, le posate, eccetera, eccetera. Ho anche le posate sempre con me nella borsa, se volete vi lascio il video What's in my bag Zero Waste Edition, se volete andare a vederlo. Quindi sì, i canadesi si preparano sempre il loro pranzo ed è una cosa bellissima. Io ho preso questa abitudine proprio qua in Canada, perché prima in Italia, vabbè, in Italia avevo la mensa gratis all'università, quindi non me ne fregava niente, mangiavo il mensa all'università e non pagavo. Quando andavo al liceo, vabbè, c'avevo sempre il mio cibo, compravo dei paninetti a scuola, però sì, diciamo che da quando sono in Canada mi sono sempre sempre preparata i pranzetti. Ovviamente ogni tanto ci sta che non c'ho voglia e magari il giorno dopo vado a prendere qualcosa vicino al lavoro, però in qualsiasi modo, anche se mi compro il takeaway, ho sempre la mia scatolina, do la mia scatola e dico per favore mettetemi il cibo qua, non voglio le posate perché le posate ce le ho, non voglio salvitine, non voglio niente, voglio solo il cibo nella mia scatola. Ogni tanto mi guardano male, però allo stesso tempo capiscono anche il perché, e spesso sono anche felici di questa cosa. Adesso spesso vado dal mio sushi di fiducia, che è proprio vicino, attaccato a casa mia, non al lavoro, e ogni volta che arrivo con la mia scatolina lui è sempre tipo oh, io vorrei tipo più clienti come te, cioè smettila di dare le cose in plastica allora, no? Vabbè, poverino, non è colpa sua. Un'altra cosa bellissima, mettiamola così, è che qua in Canada, allora metterò queste due cose insieme, ovvero qua in Canada ci sono gli autobus ibridi. Un autobus ibrido si consuma anche benzina, però allo stesso tempo va anche all'elettricità. Ovviamente non sono un'esperta di queste cose e non vi spiegherò il meccanismo, so solo che una macchina, un autobus ibrido, giustamente consuma meno e può fare più chilometraggio anche se la benzina è finita, perché dopo entra in moto l'elettricità, una cosa simile. Quindi diciamo che è un buonissimo, una buonissima via di mezzo tra una macchina elettrica e una macchina che va solo a benzina. Io per esempio ho una macchina che va solo a benzina, ma io la mia macchina l'ho comprata usata, consuma veramente poco. Io, onestamente, da quando siamo a Montreal la utilizziamo pochissimo. Adesso soprattutto che ho un nuovo lavoro da comunque un mese e vado sempre in metro, quindi l'auto la usiamo veramente pochissimo. Però qua, a parte gli autobus ibridi, uso la metro in realtà, quindi non uso tanto gli autobus, però ho visto in giro proprio gli autobus ibridi, sono contenta di questa scelta perché appunto emettono meno CO2. Vi prego, fermatevi, mi sono detto una cagata, emettono meno CO2. Poi un'altra cosa che loro hanno è la macchina elettrica. C'è tantissima gente che ha la macchina elettrica qua. Allora, c'è una dark side, diciamo, dietro le macchine elettriche. Perché per fare la batteria per le macchine elettriche si fa molto molto spreco e si fa abbastanza inquinamento. Però allo stesso tempo, una volta che tu hai una macchina elettrica, usi solo l'elettricità, quindi non usi gas e non emetti niente, la tua macchina è proprio solo elettricità. Ovviamente qua in Canada funziona proprio perché qua a Montreal ci sono tanti parcheggi che hanno il caricatore per caricarsi la macchina. Se non hai una casa tua è un po' impossibile avere la macchina elettrica perché non potrai mai caricarla, diciamo, perché vivendo in affitto non ci sono sempre le prese per le macchine elettriche. Però la macchina elettrica è veramente uno dei migliori investimenti che tu possa fare, o un'ibrida al massimo, per quanto riguarda l'ambiente. Ok, c'è quella piccola dark side, però nel senso che una volta che tu hai la macchina elettrica, tu non inquini zero. Ovviamente sì, ci vuole energia per caricare la macchina, qua in Canada direi che è un po' così la macchina elettrica. Se tu hai solo la macchina elettrica tu non vivi, perché con la macchina elettrica non puoi fare tanto chilometraggio, cioè ne puoi fare magari 200-300 km, che magari per voi saranno tanti, però qui 200-300 km te li fai, arrivi in un'altra città con 200 km, non è che vai molto lontano, tipo se volessi andare da qua a Toronto con una macchina elettrica muoio per strada, ecco. Quindi diciamo che per adesso questa cosa va migliorata, però è comunque molto apprezzabile, però comunque in città si può utilizzare tranquillamente, se devi solo andare al lavoro la macchina elettrica è perfetta, e giustamente è molto apprezzabile quando io vedo le macchine elettriche, si riconoscono proprio dal fatto che la loro targhetta, sì, la loro placca, targhetta, vabbè, è verde, quindi da questo si capisce che è una macchina elettrica. Io sono sempre contenta quando vedo la gente con la macchina elettrica. Il mio futuro cognato, ecco, lui ha la macchina elettrica da poco ed è bellissima, adoro, è stupenda, silenziosa, poi adoro. Quindi però sì, so che in Europa purtroppo è ancora una cosa che si deve evolvere per bene, quindi
non so se un giorno arriverà, però io spero che un giorno il nostro mondo andrà solo a macchine elettriche e basta. Se voi avete una macchina elettrica o ibrida almeno. Un'altra cosa bellissima è che moltissimi usano la bici qua, ovviamente non è a livello dell'Olanda, però moltissimi usano la bici qua e addirittura c'è anche un servizio dove tu puoi prenderti la bici in affitto. Anche a Venezia c'era questa, non Venezia, ma Mestre, c'era questa cosa che tu potevi pagare annualmente con la tua carta dell'autobus e potevi prenderti le bici e andare in giro senza dover avere una tua propria bici. Però qua in generale molta gente usa le bici perché i canadesi sono molto sportivi, amano molto il moto, amano molto camminare, hanno molto il trekking e il camping, che schifo. Quindi sì, questo servizio delle bici è molto molto utile. Il problema è che fanno solo il servizio annuale, quindi io che faccio durante l'inverno? Però credetemi, ci sono quei pazzi che durante l'inverno vanno in giro in bici. E io sono sconvolta da questa voglia di fare, però devo dire che moltissima gente usa la bici e ne sono molto contenta, soprattutto in una città come Montreal, dove c'è un inquinamento terribile, perché ci sono troppe macchine a Montreal. Quindi diciamo che questa è una buonissima abitudine che io farei questa cosa se vivessi in un paese dove non ci sono 6 mesi di inverno, perché ho capito tutto, però io non vado in inverno con meno 40 gradi con la neve che mi uccide in bici. Questa è gente proprio che si vuole male, però vi stimo comunque. Bene, allora, questo è tutto. Chiudo il video qua perché sembra che io questa sera abbia proprio voglia di blatterare, però chiudo il video qua. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao!